ritorna l'incubo emergenza rifiuti a Pagani, diventata talmente consuetudine quasi da non ricoprire più i crismi della straordinarietà. I sacchetti tornano ad accumularsi in strada. A dire il vero, il fenomeno non si è mai placato. Ad essere interessate dal disagio soprattutto le aree periferiche, mentre il centro per ora sembra reggere. I dipendenti del consorzio di bacino, nonostante i soliti ritardi nei pagamenti dello stipendio, stanno effettuando il servizio. Gli operai stanno svolgendo il loro lavoro, assicura Leonardo Tortora della CGL Funzione Pubblica, ma non è possibile essere sempre costretti ad attendere lo stipendio. A maggior ragione se i soldi sono disponibili. Infatti si vocifera che il commissario Siani abbia la possibilità di onorare i pagamenti. Ieri intanto l'avvertenza dei consorsi di Bacino Campania ha fatto tappa a Roma, con un sit-in in piazza Montecitorio. 500 lavoratori accompagnati dai rappresentanti sindacali, che poi sono stati ricevuti dal ministro del lavoro. Positivo il faccia a faccia, che ha registrato l'impegno del governo a trovare una soluzione per gli oltre 2.500 operai. Dopo questo primo passaggio istituzionale, per i sindacati è indispensabile l'istituzione di una cabina di regia che attraverso la presidenza del Consiglio dei Ministri tenga insieme tutti i soggetti interessati dall'avvertenza. La Campania, scrivono CGL, CISL, UIL e FIADEL, necessita di un moderno, autonomo ed efficace ciclo integrato. È necessaria una stabilizzazione professionale per i lavoratori e il rilancio industriale del sistema orientato al rispetto dell'ambiente. Nonostante l'incontro sia stato positivo, non si abbassa la guardia. Senza risposte per il futuro, assicurano i sindacalisti, si ritornerà a Roma.